Salve ragazzi, benvenuti di nuovo sul nostro canale Pino di Luzio. Oggi 27 settembre, ore 14:32, vi voglio portare una notizia in cui il luogo lo vi dirò come sempre alla fine. Oggi non porto polemiche, come qualcuno mi racconta, mi manda per email che magari sono troppo polemico. Oggi voglio portare un sorriso, voglio portare una notizia positiva. È successo qualcosa che nell'ambito calcistico, nell'ambito sportivo non succede quasi mai. Che cosa è successo? Ieri sera un tedesco, purtroppo, ci ha dato un esempio di vero sport, di fair play, che si chiama Miroslav Klose, in fine carriera, un grande goleador, un grande giocatore di pallone, che ha segnato un gol di mano e dopo aversi visto convalidato il gol da parte dell'arbitro, soprattutto col supporto del giudice di porta che l'avrebbe visto a un metro e l'ha convalidato come gol, lui nonostante tutto è andato dall'arbitro a dichiarare: ho fatto gol di mano. E quindi l'arbitro ha dovuto rimettere in discussione quello che aveva deciso, cioè quindi di non dare più il gol. Ma chi ha avuto l'abbraccio Klose? Se lo andate a vedere c'è il video, andate a guardare, ha avuto l'abbraccio da parte dei compagni della squadra del Napoli e l'applauso dei tifosi napoletani, mentre i suoi stessi compagni di squadra non l'hanno nemmeno toccato con una mano su una spalla per dirgli se è stato, cioè hai fatto una cosa giusta, hai fatto una cosa buona. Questo ci deve portare a riflettere, ok? Questi esempi di calcio, voglio dire, devono dare l'esempio di fair play a tutti noi, voglio dire, che lo sport lo fai per passione, lo fai perché ti piace, non perché devi portare il risultato a ogni costo, a ogni cosa. Non deve avere un risultato machiavellico, come ha detto anche oggi sulla Gazzetta dello Sport, che il fine giustifica i mezzi, cioè si devono ottenere risultati e me ne frego cose per ottenerli, quale cosa devo calpestare, se devo anche calpestare una carogna o far morire un altro. E vedi Maradona che per vincere un mondiale non gliene ha fregato un cazzo se ha fatto un gol di mano, ma questo è un caso che ha fatto notizia. Mi dispiace solo che le belle notizie vengono messe in una Gazzetta dello Sport, che è il primo quotidiano di sport, alla 15ª pagina con un piccolo trafiletto, mentre quando c'era la mano di Dio di Maradona e hanno fatto per un mese la notizia. Dopo noi non ci lamentiamo se nei giornali, se nei mass media vengono veicolate solo brutte notizie o persone che cercano di fregare l'altro per avere un interesse personale, perché questo fa parte in maniera implicita anche nel nostro inconscio, che voglio dire, cazzo, visto quanto è stato furbo, quanto è stato figo lui, che cosa ha ottenuto ciò. Perché magari forse i mass media, attraverso un'equipe di psicologi, capiscono che magari quello porta più notizia. Invece quando uno fa cose belle, positive, non si sa perché viene messo come ultima notizia. Il cucciolo che salva la persona che annega, sempre come ultima notizia sul telegiornale. La persona che ruba, la persona del delitto di camorra, sempre come prima notizia. Che poi dopo, vuol dire, farò solo cronaca. Non lo so fino a quanto è solo cronaca, ma ci veicola comunque sia una mentalità che non è quella positiva. Allora vi voglio dire, vi voglio riflettere ancora sul Klose, che gli batto le mani. Grazie che un tedesco ci insegni come giocare a calcio, e voglio aspettare a voi i vostri commenti e i vostri giudizi. Siamo qui a Monte San Vito, arrivederci.